Ed eccoci qui, amici telespettatori, con una nuova puntata di Italitacum. Domenica 19 gennaio è stata celebrata la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Giornata che nasce 100 anni fa, nel 1914, per volontà di Benedetto XV, proprio allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale. E noi in questa puntata di Italitacum vogliamo soffermarci sui fenomeni migratori. Apriremo però diversi spunti di riflessione, citeremo anche il messaggio che il Papa ci ha lasciato proprio nella giornata mondiale per il migrante e per il rifugiato. Parleremo anche della strage di Lampedusa, che ha sicuramente segnato il nostro paese nello scorso luglio. Ma prima di iniziare, saluto subito il mio ospite, Don Francesco Cristofaro. Benvenuto. Bentrovati amici carissimi. Se la regia mi dice che c'è già il collegamento telefonico, abbiamo il collegamento telefonico, amici telespettatori, Benedetta Rinaldi, che è conduttrice RAI. Ancora il collegamento non c'è. Don Francesco Cristofaro, benvenuto. Come state? Bene, grazie. Un caro saluto a tutti. Vi consiglio di seguire questa puntata perché sarà molto ricca di contenuti. Sì, come dicevo, appunto, dialogheremo e ci concentriamo inizialmente sui fenomeni migratori, poi apriremo diversi spunti di riflessione. Mi diceva la regia che c'è in collegamento Benedetta Rinaldi, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno Benedetta, grazie per aver accettato di essere presente in questa puntata di Italitacum attraverso questo intervento telefonico. Grazie. No, grazie a voi per l'invito. Allora, Benedetta, brevemente lo dico agli amici telespettatori che ci seguono da casa, è conduttrice e autrice di L'Altra Italia su Rai Italia, programma quotidiano in onda in tutto il mondo e anche in Italia su Rai Scuola. È stata poi anche conduttrice di Uno Mattina Estate per Rai 1, è stata anche inviata per il programma di Rai 1 a sua immagine, con collegamenti in diretta poi da varie località italiane. E la sua esperienza la vede anche in radio, dove è appunto conduttrice e autrice del programma Poteva essere un talk show, un programma quotidiano di un'ora su cultura, informazione ed attualità. E Benedetta, come ho detto in anticipo, in questa puntata noi ci soffermeremo su quelli che sono poi i fenomeni migratori. Il 19 gennaio è stata la giornata del migrante e del rifugiato, centesima giornata, infatti la giornata, come tu sicuramente saprai, nasce nel 1914 per volontà di Benedetto XV. E soffermandoci su questi 100 anni, Benedetta, e chi è il migrante di oggi e quali differenze sussistono con il migrante del passato? Parliamo degli italiani o parliamo in generale? Perché se No, no no il... no, parliamo del migrante in generale, non degli italiani, sì. Allora, migrante in generale è un po' difficile dirlo. Io credo che le motivazioni per le migrazioni, che ci sono sempre state dalla preistoria fino a noi, sono sempre state le stesse, no? La ricerca di cibo prima, la ricerca di lavoro poi, di condizioni migliori, e poi anche tutta diciamo così, il parto guerre e agitazioni sociali, per cui uno cerca comunque di mettere in salvo sé e la propria famiglia, laddove possibile, in situazioni di, diciamo così, fermento sociale, che poi va a finire con l'impedire le libertà anche, no, di espressione. Mi viene in mente la storia di un mio amico adesso che si trova in questo momento in Africa. Lui è africano e è dovuto scappare dal suo paese per arrivare in Italia perché, in quanto giornalista, per esempio, aveva il suo lavoro, ma avrebbe dovuto farlo tacendo la verità. Poi lui è scappato con tutta la sua famiglia ed è venuto in Italia perché non era libero di parlare, per cui la ricerca di libertà e di condizioni migliori per la propria famiglia sono, credo, da sempre le motivazioni delle migrazioni, per cui anche oltre 100 anni, insomma. Sì, mi volevo solo in questa puntata soffermare su questo momento, su questo periodo storico. Le ragioni della partenza, quindi, come le ha detto, sono più o meno sono queste, ma nella cultura contemporanea, Benedetta, domina l'individualismo. Questo, secondo te, quanto può incidere poi sulla creazione di una rete di comunità che sia finalizzata poi all'aiuto e al sostegno reciproco anche tra migranti? Questa è una bella domanda, perché effettivamente è un'epoca di egoismo più di individualismo, perché poi l'individualismo è anche antitetico alla società, cioè tutte le
stati si formano per diciamo avere un ordine sociale, ma anche avere una partecipazione orizzontale, cioè il fatto che fra cittadini sia consapevoli che si hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quando in realtà poi il Stato dell'Italia ci scontriamo con una comunità dove ci sono molti furbi, o almeno considerati tali, quindi persone che agiscono contro le leggi, magari sono le stesse persone che le leggi le fanno e agiscono contro le leggi, sgretolano proprio con questo comportamento il senso di comunità, il senso di appartenere a qualcosa che in teoria dovrebbe tutelarci e invece ci ruba, ci dà con una mano e ci ruba con l'altra. Per cui effettivamente riuscire a pensare che la collettività tutta sia nei confronti del fenomeno migratorio è assolutamente impossibile. Che per esempio gli abitanti di Lampedusa, che vivono invece quotidianamente, sono una piccola comunità, questo tipo di problema, ecco lì ho visto più partecipazione. Oggi le società sono molto grandi, sono molto estese. Roma è grande quanto magari il Molise come tipo di abitante, anzi no, forse c'ha 4 volte di più gli abitanti del Molise, per cui gestire già solo una città è complicatissimo. E questa globalizzazione, questo dire la mia città è il mondo, da una parte è bellissimo perché ti ha degli orizzonti stupendi, dall'altra è difficilmente gestibile, per cui io vedo tante persone di buona volontà che cercano di fare rete, vedo con molta più difficoltà diciamo ogni singolo coinvolto in questo fenomeno, che però tocca tutti, perché come Italia ma anche come mondo sappiamo che ciclicamente le migrazioni ci sono e sono dirette ovunque. Sì, come hai detto tu, tocca tutti. E rispetto, Benedetta, ai rifugiati e ai profughi, no? Costretti poi a lasciare le loro terre a causa di guerre e persecuzioni, secondo te quanto sono tutelati quelli che arrivano in Italia? Ah, in realtà io posso raccontare le realtà che ho raccontato a mia volta, sia alla Radio Vaticana, come dicevi tu, sia in televisione. Questa è una domanda forse che bisognerebbe fare a una persona esperta di politiche migratorie e di accoglienza. Io vedo comunque che rispetto ad altri paesi, anche europei, noi abbiamo comunque una forma di accoglienza almeno mentale superiore, perché i vincoli che mette l'Italia in realtà e le protezioni che dà soprattutto alle persone rifugiate, e quindi una migrazione anche a cause violente, no? Nel proprio paese di origine, io vedo che comunque la tutela c'è, i diritti ci sono, poi gestiti, ben gestiti, mal gestiti, però ci sono altri paesi che proprio rifiutano se accanto alla qualifica di rifugiato non ci sono altre garanzie l'accoglienza di queste persone. Per cui anche con il programma che tu hai citato, Community, io vedo che non siamo poi così male come popolo, ci dipingiamo molto peggio di quello che siamo, forse perché siamo poco consapevoli di quello che accade in altri paesi. Poi magari negli altri paesi ci sarà più ordine, ci sarà più un'integrazione più disciplinata, diciamo così. Da noi forse accogliamo tutti, ma forse è il gradino successivo che manca, cioè delle politiche serie di integrazione di queste persone, perché va bene, venite nel nostro paese e poi che cosa facciamo fare loro? Quali sono le garanzie che offriamo loro una volta entrati? Perché spalanchiamo magari le porte e poi si trovano persone senza lavoro, costrette magari a entrare in giri che poi vanno a ledere tutta la nostra collettività. Per cui il discorso è molto serio, il cristiano secondo me deve essere accogliente, ma sempre nel rispetto delle leggi, e queste leggi ci devono essere, perché devono essere delle leggi intelligenti e lungimiranti. Da quello che ho letto, qualche lacuna in questo settore c'è purtroppo. Infatti, sono d'accordo con te, Benedetta. E con noi anche Don Francesco Cristoforo. Ciao Benedetta, un caro saluto. Ciao a te, bisogna vedere se sei d'accordo Don Francesco. infatti stavo per chiedere proprio a lui chi deve essere per noi il rifugiato e il pellegrino o lo straniero.
Guarda, a questa domanda possiamo rispondere con una sola parola. Il rifugiato è Cristo, il pellegrino è Cristo, lo straniero è Cristo. Se noi vediamo in queste figure, ma nell'uomo in generale, Cristo, allora noi avremo sempre lo stesso atteggiamento. Mi sa che è caduta la linea. No, no, ci sono. Ah, ci so, ecco, è benedetta. Avremo sempre lo stesso atteggiamento verso l'uomo in generale, ma non sono parole mie queste, è Cristo stesso che si presenta così. Basta prendere il Vangelo di Matteo al capitolo 25, versetti 31-46, dirà a quelli che sono alla sua destra: avevo fame e mi hai dato da mangiare, ero nudo e mi hai vestito, ero ammalato e mi hai curato, ero forestiero e mi hai accolto. Usa proprio, la nuova versione usa proprio questo termine, ero forestiero e mi hai accolto. Allora noi dobbiamo abituarci a vedere nell'altro non un estraneo, non un rivale, non un nemico, non qualcuno che ci toglie qualcosa, ma Cristo da amare, servire, accogliere, curare. Francesco, posso farti una domanda però? Perché io sto leggendo, sì, così per diletto, un po' per dovere, un libro che si chiama Appunti per una Costituzione alla luce del Vangelo, sì, di Giulio Bacosi, che è un manuale, insomma, abbastanza giuridico nell'impostazione, e lui parla proprio di un accostamento, cioè cerca le radici cristiane nella nostra Costituzione, che è una Costituzione comunque laica. Sì. Effettivamente, io sto riflettendo, il tuo discorso come cristiano è un discorso correttamente impostato, ma come fa a dire a uno Stato laico: guarda che il rifugiato che ti arriva dentro casa è Gesù? Perché il laico ti può rispondere: per me Gesù è una persona come un'altra, per me Gesù è un personaggio storico. Qualcuno ti può dire: per me Gesù non è neanche esistito. Perché io devo fare riferimento, io laico, laico non credente, devo fare riferimento a un bagaglio di valori dei cristiani che effettivamente sono alla radice della nostra cultura? Ma adesso questa non è una teocrazia, non è governata da delle leggi che sono soltanto afferenti al Vangelo. È una domanda che, cioè, non è una provocazione, è proprio una domanda che scaturisce da questo libro. Tu, cioè, come la vedi questa cosa? Certamente hai ragione in quello che dici, e ha ragione anche chi scrive il libro. Però vedi, mettiamo per un attimo da parte Cristo, ma la legge dell'amore universale è scritta nel cuore di ogni uomo, quindi nel cuore di ogni uomo c'è questa legge, c'è questo dovere verso l'altro, perché l'altro è uno che mi appartiene, non è un estraneo, o è bianco e nero, o di un credo piuttosto che di un altro, mi appartiene, non posso essere indifferente. Quindi la legge dell'amore verso l'altro è nel cuore di ciascuno di noi. Io sono zitta perché sennò sto rubando mestiere alla conduttrice. No, ma è una domanda che pongono in tanti, anzi ti ringrazio per averla fatta. Certo. Il problema fondamentale, sì, effettivamente è questo, anche perché anche il Papa stesso, no, quando nel suo messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, quando ci invita a guardare l'altro non come un estraneo, ma come un fratello e come una sorella, fa proprio riferimento al fatto che dovremmo vedere l'altro come una creatura creata di immagine di Dio. Quindi magari per coloro che non ci credono... Io per esempio a volte mi trovo in alcune situazioni concrete, faccio un esempio banale, che magari ci troviamo a lamentarci se in quel determinato locale non entra il mio cagnolino, e poi quando entra il marocchino di turno, il tunisino con la rosa o con un oggetto che mi vuole vendere per guadagnarsi qualcosina, chiamo il proprietario perché mi infastidisce, perché puzza. Capite quanto è importante questo problema? Cioè c'è una disparità di valori, secondo me. E se io considero l'altro uno scarto, c'è qualcosa proprio che non va alla base. L'altro non è uno scarto, l'altro è un uomo. È un uomo, ha diritto, ha dei diritti, ha dei valori, è una ricchezza. Sì, perché spesso l'altro si valuta in base poi a quelli che sono i criteri di efficienza, di produttività, no?
di appartenenza etnica o religiosa, di ceto sociale. Come dice il Papa stesso, dovremmo passare poi da una cultura dello scarto ad una cultura dell'incontro, certamente, e dell'accoglienza. Certamente. Benedetta. Ma guarda, a me piace fare un po' l'elemento di disturbo, perché poi credo di rappresentare magari, no, anche l'anima laica, pur condividendo io i discorsi di Don Francesco. Questo libro dice che chiaramente il valore, quello che Don Francesco ha detto essere, no, l'amore, la legge dell'amore scritta nel cuore di ognuno, questo libro nella Costituzione lo fa coincidere con il dovere di solidarietà, una solidarietà che non è soltanto da parte dello Stato ai cittadini, alle fasce più deboli, ma anche un dovere di solidarietà fra i, diciamo, i cittadini stessi. Chi non è cittadino in realtà è in qualche maniera riscattato, e per alcune cose lo diventa, anche se formalmente non lo è, quindi sto pensando a tutti gli extracomunitari e tutte le persone che ancora magari non hanno la cittadinanza italiana, è riscattato dal lavoro. Per cui nella Costituzione il fatto di avere un lavoro, il fatto di non essere, diciamo così, un peso morto, scusatemi adesso uso dei termini molto molto popolari, insomma, per la società, comunque ti avvicina al concetto di cittadinanza. Io sto facendo un discorso prettamente laico, per cui, per stringere, se lo Stato fa effettivamente tutte le mosse necessarie per garantire a ognuno un dignitoso lavoro che possa mantenere sé e la sua famiglia, se i datori di lavoro sono messi in condizione, e questo è un auspicio della Costituzione, ma sono anche dei doveri della Costituzione, fa di tutto per assumere questi lavoratori, e qui si fa anche riferimento alla parabola del vignaiolo, no? Sì. Che dà il lavoro a diversi vignaioli in varie parti della giornata, e a ciascuno dà il giusto, e cioè è un denaro, no? Ecco, qui ognuno fa la sua parte, chi non ha lavoro va volentieri a lavorare, e il vignaiolo dà quanto è giusto, per cui è giusto un denaro per chi inizia alle 5 di mattina, è giusto un denaro, perché lui è un vignaiolo buono, per chi arriva alla fine a lavorare nella vigna. Ecco, se lo Stato fa di tutto, se i datori di lavoro fanno di tutto, allora anche chi non è cittadino in qualche maniera lo diventa. La domanda è, in Italia stiamo facendo di tutto? Perché se io magari non sopporto la persona che mi viene a vendere la rosa, la sopporterei meglio vederla magari in un ufficio postale, a fare magari da tramite culturale, parlando la lingua delle persone che non sono della nostra lingua. Però questo non accade. E io credo che chi vende le rose vuole lavorare, come vorremmo che noi lavorasse nel nostro paese. Per cui è vero che è un momento di crisi, ma ci sono le politiche adatte per far sì che anche laicamente le persone si sentano tranquille nell'accogliere, certo, una persona che viene da un altro continente, da un'altra cultura. Certo, certo. Sono pienamente d'accordo con quello che tu hai appena detto. Volevo ritornare un attimo sulla scrittura, non tanto sul Nuovo Testamento, quindi a Cristo, sull'Antico Testamento. Proprio qui c'è una regola, secondo me, fondamentale, al di là di ogni credo, nel libro del Levitico, no? Quando un forestiero viene da te, innanzitutto dice non fargli nessun torto, già basterebbe questo. Non fare nessun torto all'altro, perché spesso vediamo come vengono trattati, no? Basta pensare che molte volte la cronaca tratta come numeri, sono morti 12 immigrati, sono morti 20, quindi nessun torto. E poi dice un'altra cosa bellissima, fai all'altro quello che faresti a te, ed è stupendo. Io penso che nessuno di noi vorrebbe essere trattato male, nessuno di noi vorrebbe vedersi la porta chiusa in faccia, nessuno di noi vorrebbe essere cacciato via oppure non considerato. E allora l'altro è me stesso. Se non vogliamo vederlo come Cristo, l'altro è me stesso. Ma infatti tutto parte dalla conoscenza, secondo me. Cioè, visto che l'Italia comunque per vocazione in questo periodo storico è il porto per tantissime persone che vengono non soltanto dal Nord Africa, che ci è geograficamente vicino, ma vengono anche da altre parti del mondo, per esempio dall'est o dal sud-est asiatico, insomma vengono un po' dappertutto. L'Italia dovrebbe predisporre delle politiche
culturali, che non siano delle politiche di retorica, devono essere semplicemente dei ponti che si possono stabilire con queste persone, che devono essere però invogliate e se stesse predisposte a raccontarsi, perché quando tu stai in un condominio e il tuo vicino di casa è un cingalese e conosci e sai che ha tre figli e sai la storia e sai come è arrivato in Italia, sei meno incline a giudicare in maniera grossolana. Certo. Allora, e anche conoscere come cucina, come pensa, come prega. Certo. Tutto questo può essere, se non conosciuto, una minaccia. È conosciuto, ma su larga scala, e quindi secondo me ci dovrebbero essere dei programmi in cui, per esempio televisivi, io parlo del mio mestiere, in cui queste persone spiegano il loro retroterra culturale, almeno per farlo conoscere. Perché se no combattiamo sempre contro il mostro, perché se tu al mostro non dai una storia, un volto, un cuore, degli occhi, delle mani per fare, ma sono semplicemente gli individui che vengono qui, che spacciano e che stuprano, perché poi chiaramente questa è la cronaca, perché in televisione si parla solo di questo, che è vero, accade, ma non accade solo questo. Non accade solo questo. Si fa come al solito del caso singolo il caso universale. E sulla base di quanto sinora detto, secondo lei, Don Francesco, cosa manca all'uomo di oggi, quindi? Da cosa dovremmo ripartire? Allora, se dobbiamo partire da un punto di vista laico, come sì. diceva Benedetta, partiamo... Parlo dell'uomo. Partiamo dall'amore per l'uomo, chiunque esso sia. E se vogliamo partire dal punto di vista cristiano, in quanto io sacerdote, devo dire, partiamo da Cristo. In che senso? Mi spiego. Se noi conoscessimo bene il Vangelo, cioè nel Vangelo c'è tutto, ci sono tutte quelle belle regole di vita, le regole d'accoglienza, d'amore. Gesù, quando si accostava ad una persona... glielo risolveva il problema. Ecco, a noi questo ci manca. Noi ci accostiamo alle persone, le guardiamo, le giudichiamo, le critichiamo, ma poi in realtà cosa facciamo per risolvergli il problema? Cosa facciamo? Li lasciamo abbandonati a se stesso, a se stessi? Allora, ripartire da qui. Benedetta, siccome siamo addirittura d'arrivo e il tempo a disposizione sta terminando, volevo parlare con te del tuo programma Comunità Italia, no? Come dicevo ad inizio puntata in onda su Rai Italia, programma quotidiano appunto in onda in tutto il mondo, e poi in Italia su Rai Scuola. Ecco, con quale intento nasce questo programma? Questo programma nasce per mettere in collegamento le comunità, si chiama Community proprio per questo, che le comunità italiane all'estero sono tantissime, sono 80 milioni gli italiani all'estero, inteso come migrazione, diciamo, dagli anni 50 in poi, i figli di italiani, insomma quelli che hanno la cittadinanza, ma anche le persone che partono tutt'oggi, o gli oriundi, cioè le persone che nascono poi da genitori o da un genitore italiano all'estero. Queste persone sono tantissime e fanno comunità, cioè non si sono dimenticate dell'Italia, sono delle piccole italiette messe un po' ovunque nel mondo, anche nei posti più sperduti. Ecco, nessuna sa magari dell'esistenza dell'altra, nessuna o poche conoscono o sono collegate fra loro, mi spiego, gli italiani australiani sanno poco degli italiani che stanno in Cina. Ecco, questo programma serve per far vedere innanzitutto le vite degli italiani all'estero, come, perché sono partiti, cosa hanno fatto, il successo che hanno avuto, se l'hanno avuto, o le difficoltà che hanno, e dire, guarda però, in Cina fanno così, interessante, potrei farlo anch'io, e fare nascere dei collegamenti migliori fra loro, proprio a partire dalla conoscenza, questo discorso che facevo prima per noi e per le migrazioni da noi. Ricordiamo la messa in onda. E qualche anteprima, Benedetta? E dunque, ricordiamo, scusa, è andata via la linea, ricordiamo? La messa in onda, va in onda sul digitale, a che canale? Su che canale va in onda? Allora, da noi in Italia, ed sono molto contenta di questo, perché è un passaggio che è stato fatto quest'anno, perché la RAI è come se avesse ghettizzato gli italiani all'estero, cioè ha fatto questo canale che si chiama RAI Italia.
però visibile solo all'estero. Quest'anno ha detto ok, cominciamo con un timido accesso nella pubblicazione, nella, diciamo, pubblicizzazione italiana del programma, e sta su Rai Scuola, che è al canale digitale 146 146. Sì. Oggi praticamente ogni sabato e ogni domenica la prima puntata, cioè la prima messa in onda è alle 10:30 di mattina. Sì. Però si può vedere alle 14:30, quindi dopo pranzo guardatelo, perché è carino, ma al di là del, è bello perché è interessante. Confermo, Benedetta. Sapere che ci sono tantissime storie e c'è un amore per l'Italia che è sconfinato, è proprio quello stimo che ci manca, invece gli italiani all'estero ce l'hanno. Poi dunque 14:30, 18:30, 22:30 e la domenica, se non sbaglio, anche alle 13. Ah, ecco. Così i telespettatori anche qui in Calabria, essendo un'emittente televisiva regionale, sono... Sì, a Sky anche il canale 860, 860. Per cui insomma va a ripetizione allo sfinimento, per cui se non lo vedete siete cattivi. Benedetta, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per aver accettato questo collegamento telefonico. Purtroppo siamo in dirittura d'arrivo. Grazie a voi per l'invito e grazie anche per il coraggio delle tematiche che trattate, perché comunque sono degli argomenti di strettissima attualità, ci dovremo fare comunque i conti, perché che ci piaccia o no l'Italia è un porto sicuro per tanti, e quindi sapere anche indagare lo spirito con cui affrontarle questi arrivi e queste persone è senz'altro utile e doveroso. Grazie, grazie a te Benedetta. Ciao Benedetta, grazie. Ciao, ciao. A presto. Don Francesco, noi questa puntata termina qui, grazie anche a te per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito, è vero, è una puntata, è una tematica molto impegnativa, molto delicata. Ribadisco il concetto iniziale, partiamo da questo capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Il forestiero, il rifugiato, lo straniero, l'uomo in generale è Cristo. Cristo che va visto con gli occhi di Cristo, no? Con gli occhi della fede. Perché se io guardo l'altro con gli occhi della carne vedrò difetti, vedrò limiti, vedrò tutte le cose che non vanno. Ma se io lo guardo con gli occhi della fede vedrò un uomo con una dignità. Vedrò un uomo che va amato e servito. Grazie Don Francesco, chiudiamo quindi con questa riflessione che Don Cristoforo ci ha donato. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ricordo la mail taritacum@italianapress.it, scriveteci, consigliateci anche le tematiche da trattare. Arrivederci.